Buon mercoledì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Lo scorso 16 agosto sul lungomare di Scoglitti, a Ragusa, un indiano di 43 anni ha tentato di rapire una bambina. L'uomo è stato catturato, interrogato e lasciato di nuovo libero. Il PM ha preso questa decisione decretando che non si è trattato di rapimento ma di tentato rapimento, perché secondo le dichiarazioni di alcuni testimoni la bambina è stata presa in braccio solo per alcuni secondi. Secondo lei è giusto che il tentato rapimento non preveda un arresto ma solo una denuncia? Ma non so dare come dire, un giudizio su questa informazione, anche perché bisognerebbe sapere esattamente come sono andate le cose. Direi che io sono in genere abbastanza garantista, perché ho visto anche situazioni in cui persone sono state in qualche modo come inquisite per atti in cui non c'entravano assolutamente niente, che magari era soltanto una manifestazione di un momento di gioco, un momento di svago. Io credo quindi che non si possa dire esattamente quello. Se poi c'è gli elementi per un rapimento, allora sì, però bisogna anche stare molto attenti, perché adesso io sono già anche abbastanza anziano. Se a me vicino un bambino per fargli una carezza o per fargli un sorriso perché mi si rivolge in qualche modo, posso essere anche visto come situazione un po' particolare. Quindi per quello che dico, bisogna stare molto molto attenti in queste situazioni. Ripeto, ho anche un'esperienza, diciamo, professionale in queste situazioni, in cui carrozzine spostate da una situazione all'altra eccetera sono state viste come un tentativo comunque di dispetto o di fastidio, quando invece magari era solo un atto per proteggere di più la carrozzina eccetera. Assolutamente no, se fosse stata mia figlia mi sarei veramente infuriata. Non mi pare giusto che in una società così evoluta come noi ci riteniamo succedano ancora queste cose e poi queste persone ritornano a piede libero facendo ben di peggio. No, giusto non è giusto, è tutto lì, non è giusto, però è giusto che stia in galera, penso io. Ci vogliono più controlli, non solo per gli stranieri, anche per gli italiani. In questo momento il punto dolente sono tutti questi stranieri che così facilmente, giustamente o ingiustamente, accedono in Italia, ma sì, molti più controlli, molto più rigore, leggi più severe sicuramente.